Buongiorno a tutti, mi chiamo Claudia Coda, sono la presidente del gruppo Ambiente. Oggi siamo qui per presentarvi i nostri ospiti pelosi, cani e gatti, nella speranza che o vengano adottati o magari anche vengano solamente adottati a distanza. Adesso ve li facciamo conoscere, così poi magari ci darete anche il vostro parere. Grazie! Ecco qui, siamo a presentarvi la famiglia reale. Abbiamo Harry, abbiamo William, abbiamo Meghan. E poi c'è Charles che è nascosto perché è il più timidino di tutti. Sono quattro fratellini, bellissimi, anche loro cercano casa oppure un'adozione a distanza. Sono affettuosissimi, non so se si sentono le fusa. Amano stare insieme, quindi l'ideale sarebbe un'adozione di coppia. Perché i gatti si sa, amano stare in compagnia. Vero? Amore. Seguiteci. Qui siamo nell'infermeria, dove abbiamo un po' di gattoni. Lui è Filemone. È stato trovato nel giardino di una signora Monfalcone, nessuno l'ha reclamato, allora è qui da noi. È buonissimo, è dolcissimo, già sterilizzato e cerca una casa. Voi non lo vedete, ma c'è Shiro, eccolo, che annusava la telecamera. Anche lui, maschietto, cerca casa, adorabile, dolcissimo anche lui, curioso. Cerca casa o un'adozione a distanza. Qui abbiamo Zen, il capo dei banditi, come lo chiamiamo noi, un bel gattone, buono. Lui invece è Mirko, non lo accarezzo perché tende a scappare, è un po' diffidente ed è un po' con la tremarella, come potete vedere, ha qualche problema neurologico, però un'adozione a distanza ci starebbe tutta. Lui è Ozzy. Lui è Ozzy. È stato trovato con un cappio di ferro al collo, con la gola un po' tagliata. L'abbiamo curato, ha vissuto qualche anno sugli armadi, non si lasciava avvicinare. Dopodiché ha capito che qui invece è in buona compagnia e si lascia accarezzare, coccolare. Era andato in adozione, ma aveva fatto capire che voleva tornare qui. E in effetti è tornato e qui sta bene. Lui invece è Charlie, anche lui è un gattone un po' diffidente, come vedete, non ama tanto essere coccolato, però le adozioni a distanza sono sempre ben accette perché comunque servono medicine o cibo specifico. Qui abbiamo Shani, soprannominata la badessa. Lei è un po' comandina. È stata rifiutata due volte da due famiglie. Perché ha un carattere un po' particolare. Per lei, come vedete, non ama proprio tantissimo essere accarezzata, quindi cerchiamo una famiglia che non senta la necessità a tutti i costi di accarezzarla, di tenerla in braccio, ma che le permetta di prendersi i suoi spazi e i suoi tempi senza chiedere nulla in cambio. Lui è Camillo. È arrivato qualche tempo fa, è un cucciolone, però è diffidente, non dà tanta confidenza. E nonostante abbia capito che qui sta bene, nessuno lo maltratta, però deve aver avuto delle brutte esperienze, quindi si tiene un po' a distanza. Questa è Blues. La gattina invisibile, come la chiamiamo noi, perché alle volte la cerchiamo e non si fa trovare. Anche lei molto timida, non cerca le coccole, ma cerca la tranquillità e la pace. Lui è Oliver, un tripode, ecco come avete visto, non ama per niente la presenza dell'uomo. Ha tre zampe. E non può essere adottato per ovvi motivi, ma come ripeto anche magari un po' troppo, l'adozione a distanza è sempre ben accetta. I cucciolotti, in questo momento se ne vedono solo due, ma in tutto sono cinque.
adottabilissimi anche questi dopo aver trascorso un periodo qui da noi che chiamiamo quarantena, anche se non sono proprio 40 giorni. Dobbiamo verificare che stiano bene, che sia tutto a posto e dopodiché saranno adottabili. E perché sono meravigliosi, sono veramente belli. E in un momento di intimità vengo ripresa lo stesso. Sono due femmine e tre maschi. Questo stalker è un maschio. Lui è Astor, conosciuto da tutti come il nostro principe bianco. Lui dall'occhio sinistro non vede perché ha ricevuto un calcio da un cavallo, però è un cane adattissimo ai bambini e è dolcissimo. Poco gli interessano le passeggiate, ma molto le coccole. Gli piace mettere la pancia per aria e farsi grattare. Qui abbiamo Luna, la più chiacchierona. È un cane che deve conoscere, deve fidarsi, dopodiché si lascia avvicinare. Prima, come vedete, anche no. È conosciuto per l'orecchio cane dalle orecchie enormi. Oh, lei è Kali, questa meraviglia, dolcissima cagnolona. Le abbiamo messo il cappottino, come vedete, perché di notte fa freddo. E nonostante siano cani da caccia, comunque il freddo non piace a nessuno. È adorabile. È stata adottata a distanza anche dalla scuola di grado, dalla Marco Polo di grado, e i bambini vengono tuttora con i propri genitori a conoscerla. Quindi, se volete approfittare dell'idea, anche come regalo di Natale, un'adozione a distanza di un cagnolino è un'idea splendida. Lui è Tom, un cane da caccia, un Breton, era di un cacciatore che non poteva più andare a caccia e quindi l'abbiamo accolto noi. Ha problemi di cuore, però nonostante questo ama passeggiare, d'estate ama andare in acqua, al mare o al fiume ed è un cagnolone veramente dolce. L'unica cosa, se avete delle borse, borsette, state attenti perché per lui qualsiasi cosa potrebbe essere mangiabile e quindi lui si avventa, però poi magari con un biscottino vero vede la differenza. Qui abbiamo Luis, detto Luigino, il nostro playboy sdentato. Playboy perché conquista tutti, ovviamente. E sdentato perché abbiamo dovuto operarlo, togliergli un po' di denti perché non erano affatto belli e aveva male. È un cagnolino, anche lui ha problemi di cuore, quindi prende delle medicine, per cui l'adozione a distanza potrebbe anche essere finalizzata al mantenimento delle cure veterinarie. Questa è una principessa, lei è Lady. L'abbiamo salvata dalla soppressione in Croazia e adesso vive con noi già da qualche anno. E come tutti i pastori tedeschi, diciamo, perché ha qualcosa del pastore tedesco, non ama da chi non conosce essere accarezzata. Però anche qui, prendendosi i suoi tempi, accettando le sue tempistiche e i suoi desideri, poi è un cane molto, molto fedele. Ma sì. Eccolo qua! Lui è Leo, anche lui è stato salvato dalla soppressione in Croazia, però non è adottabile. Lui è un cane problematico, è seguito dall'educatrice, dall'Alessandra Chiandotto, e sta facendo molti progressi.